28enne piacentino è stato arrestato dai carabinieri di Busseto, deve rispondere di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Tra le accuse anche quella di aver diffuso video intimi. Il Maruffi ora è salvo, la storica casa di riposo per anziani non chiuderà ma cambia la proprietà. La società Edos da aprile subentrerà a Proges. A 2 anni dagli arresti che coinvolsero vari comuni della Valtrebbia, chiesto il processo per 8 tra politici, tecnici e un imprenditore. Sono 15 lavoratori precari accolti in 2 anni dalla casa Don Camminati. Sono italiani e stranieri che accettano di partecipare a un progetto educativo verso l'autonomia. La musica è una scuola di vita, parole del cantautore piacentino Roberto Barocelli, protagonista della nuova puntata della trasmissione di Telelibertà Lo Specchio di Piacenza. Queste e tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it.